Amici di Gicase, buongiorno da Ardesio, Alta Valle Seriana. Sono qui proprio nella splendida località dell'Alta Valle Seriana in provincia di Bergamo per mostrarvi un trilocale in anteprima esclusiva. Come al solito inizio a parlare, nonostante alla spicciolata molti di voi si collegheranno pian piano, perché comunque il video rimarrà poi sulla nostra pagina Facebook e finirà sui nostri canali social, tra cui YouTube, e potrete vederlo e visionarlo come vorrete e quando vorrete. Sono qui ancora nella strada, quindi ai bordi dei parcheggi, per farvi vedere innanzitutto la posizione incredibile dove siamo. La casa dove andremo è dove vedete il mio dito, è un appartamento al piano terra, un residence bellissimo, proprio ai bordi del comune di Ardesio. Ardesio, da qui avete tutte davvero i servizi raggiungibili a piedi. Vi invito anche ad andare a vedere non solo la posizione del comune di Ardesio, che è attaccato a Gromo, attaccato a Clusone, quindi a tutte le località più importanti, ma anche a vedere la Proloco di Ardesio, perché è una delle Proloco più attive e che regala davvero tantissime iniziative a tutti i concittadini, ma anche a tutte le persone che vengono fortunatamente in vacanza da queste parti. L'appartamento che vi mostrerò è un trilocale, quindi con due camere da letto, un soggiorno con l'angolo cottura, un pezzo di giardino esterno che i proprietari hanno sistemato in maniera spettacolare. Ecco, il rumore che sentite è una moto che sta andando, ma adesso quando se ne andrà potremo parlare con un po' più di tranquillità. Eccoci qua, innanzitutto guardate il contesto sia panoramico che di abitazioni, perché qui siamo in una zona residenziale, quindi avete l'opportunità anche di vivere qua qualora voleste comprare come prima casa, ma comunque siete in una zona certamente molto abitata, con tutti i servizi a disposizione e anche, ripeto, a pochi minuti di auto da Clusone, da Gromo e da tutte le località un pochino più belle, più turistiche di questa zona, tra cui appunto Ardesio. Allora, entriamo ora nel corsello comune. Innanzitutto, ecco, là in fondo vedete il parcheggio delle automobili, quindi anche se dovessero venire delle persone a trovarvi, i parcheggi qua non mancano mai. Ecco, io sono entrato nelle parti comuni, sempre con una vista sul paese di Ardesio, che è proprio appena sotto, quindi c'è proprio questa strada, quella che adesso percorrerà quella macchina, che porta al paese di Ardesio in un minuto di auto e tre minuti di camminata. Là sotto si intravede una macchina e là lì c'è il supermercato e si arriva poi alla piazza e a tutti i servizi a disposizione. Ok, questo è il corsello comune, quindi il passaggio comune che porta all'abitazione. Intanto vedete sempre sulla sinistra tutto il centro abitato di Ardesio. Guardate che meraviglia di vista, è un paese davvero molto ricco e molto molto abitato. Eccoci, qui c'è Fabio. Ecco che qua stiamo entrando nella proprietà. Vedete che qui hanno tolto la parte inerbata, visto che per loro era una seconda casa, adesso loro si spostano in un appartamento che gli abbiamo trovato più grande, e questa qua è la parte che loro hanno allargata. Guardate che hanno allargato, guardate che meraviglia la parte pavimentata esterna. Guardate anche il contesto della palazzina, tutta in muratura in pietra, è davvero bellissima. Quindi noi entriamo, questo è la parte per mangiare fuori, guardate che vista incredibile che si ha. Questo è il tavolino esterno che domina su tutto Ardesio. Guardate anche i dettagli, gli hanno messo una fontanella di quelle piccoline che permette davvero di prendere l'acqua. Ora entriamo nell'appartamento. Eccoci qua. Entro nell'appartamento. Guardate, innanzitutto si ha una zona giorno ben suddivisa da questo muro in cartongesso, da cui si è diviso appunto il tavolo con le quattro sedie, potenzialmente anche da sei posti, la zona TV con il bellissimo divano . Vedete il divano
un divano letto matrimoniale molto ampio. Vedete? TV, satellite, chiaramente qui non manca nulla. La vista verso l'esterno che rimane impagabile e la cucina, una cucina davvero nuovissima. Noi stiamo parlando davvero di una casa nuova, eh? Nuova, 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 che viene venduta così come vedete, salvo piccoli oggetti come il tavolo esterno e chiaramente le televisioni, viene venduta a 74.000. Guardate i dettagli, anche la pietra esterna, la pietra dietro la cucina. Vedete? E ogni tanto mi piace farvi vedere quello che si vede da dentro, perché è davvero incredibile. Tenda bellissima che vi copre dal sole nelle giornate per mangiare esternamente a pranzo. E adesso vi porto nella zona notte. Guardate qua, disimpegno. Già che lo state intravedendo, vi mostro subito il bellissimo bagno. Qua non si sono accontentati di un mobile tradizionale, qua un mobile bagno veramente bellissimo. Gran gusto anche nell'estetica dei dettagli, i nostri amici che vendono hanno certamente ottimo gusto. Box doccia, tratto un box doccia molto ampio, comodo, comodo, almeno 90x90. E il mobile del bagno. Vedete? Poi entriamo invece nella camera matrimoniale. Guardate che bello anche il fermaporta. Questo è il letto matrimoniale con un bellissimo armadio ponte. Io lo raccontavo prima al mio collega, un armadio ponte davvero molto molto comodo e di quelli che non sono assolutamente soffocanti. Guardate che quanto sia alto rispetto al fatto che ci si sdrai. Bellissimo con i comodini integrati. Davvero, davvero bello. Guardate. E si riesce ad avere proprio tantissimo spazio. Porte anche nuove, serramenti nuovi, tutti. Stiamo parlando davvero di eccellenza, quindi una casa davvero incredibile con un prezzo pazzesco. Questo è il cortiletto sul retro. Ecco, questi sono i mobiletti, il tavolo e le sedie che andranno via. Però guardate la parte anche sul retro com'è ampia. Guardate, vedete? Si riesce anche proprio a stare all'esterno senza problemi. Questa è la finestra del bagno. Questa è la porta finestra da cui siamo entrati, che è la camera matrimoniale, e ora vi mostro anche la cameretta singola. Andiamo nella cameretta singola, ritorniamo nel disimpegno. Cameretta singola ha un letto, lo vedete, con la possibilità sotto di estrarre il secondo. È una cameretta stretta e lunga, lo vedrete, però bella, è organizzata bene. So, è abbastanza spoglia, ma in realtà c'è, guardate, l'armadio a ponte con il suo comodino sul retro, il suo letto, sulla sua maglia con la sua bellissima televisione, una poltrona ulteriore e la porta finestra, quella che dà sullo stesso cortile che abbiamo visto prima. E qua c'è anche un mobiletto portascarpe. Una situazione da seconda casa davvero ben ben strutturata. Io vi dico di contattarmi velocemente al mio numero che poi vi scriverò al 320 033 4332. Accorrete perché in molti già hanno prenotato la visita per questo sabato, quindi se siete interessati a qualcosa di davvero particolare, un trilocale molto bello, molto bello. Guardate, vi rifaccio rivedere, bloccandovi anche un attimino per farvi vedere anche la parte esterna. Guardate, guardate la pavimentazione com'è larga. Vedete? Pavimentazione molto larga. Tutta questa parte privata, invece che avere l'erba da tagliare, è stata messa questa situazione in modo tale che non dovrete mai,
perdervi nel... Amici di Gcase, eravamo ai saluti finali, c'è stato un crash, un problema di connessione molto strano, perché qui la connessione prende benissimo. Cercherò di montare questo video su YouTube all'altro. Eravamo alla parte finale in cui stavamo mostrando appunto la sistemazione di questi nostri clienti che hanno eliminato la parte inerbata, non so, rispetto a questo dove ovviamente avresti sempre bisogno di manutentare. Invece qui con questa situazione hanno innanzitutto allargato e raddoppiato, più che raddoppiato, la parte esterna dove ci si gode appunto la parte dove si può mangiare fuori, stare con gli amici eccetera, godendo appunto di questa vista davvero incredibile. E vi ricordavo appunto il prezzo, che è 74.000 euro, così come lo vedete, con piccoli oggetti da portare via. Chiamatemi al 320 033 4332, vedrete che ci sono già tantissimi che hanno prenotato la visita già su questo sabato, quindi se siete interessati venite assolutamente a vederla chiamandomi al mio numero o chiamando in Gcase allo 0346 23933. Noi vi aspettiamo e mi raccomando, non perdete anche questa occasione, perché io so che in molti di voi poi un pochino ne hanno a male quando le nostre iniziative vengono poi vendute molto facilmente. Questa è una di quelle, oltretutto non è ancora in pubblicità, quindi solo voi che la state vedendo ora in diretta potete assolutamente venire a vederla in anteprima. Guardate, vi faccio rivedere così contestualizzata, vedete anche Edoardo e Fabio, guardate la casa, è davvero spettacolare. Quindi cercherò di montare questo video su quello precedente, altrimenti guardate sulla nostra pagina il video iniziale in cui vi ho già mostrato tutto. Un caro saluto da Stefano, da tutto lo staff Gcase, da Ardesio, Alta Valle Seriana. A presto!